È ancora altissima la tensione nel Partito Democratico. La minoranza sembra ormai avviata verso la scissione. Passaggio importante sarà la convention di sabato a Roma con Enrico Rossi, Michele Emiliano e Roberto Speranza. Tra gli invitati anche Pierluigi Bersani. La minoranza chiede di avviare un vero e proprio percorso congressuale ordinato, una profonda riflessione sul progetto e solo dopo quella sulla leadership, ma soprattutto una scadenza che sia quella di fine legislatura. Renzi, fermati, è il nuovo appello che lancia Pierluigi Bersani al segretario, chiedendogli di non dare seguito alle infauste conclusioni della direzione. La minoranza del PD chiede che Renzi capisca che purtroppo una scissione in parte già c'è stata, con una fetta di elettorato che si è già allontanata, e noi chiediamo di riavvicinarli, dice Roberto Speranza. Se Renzi non si ferma, la scissione è ormai nei fatti, gli fa eco Michele Emiliano. Dalle pagine del Corriere della Sera, il segretario Renzi lancia un appello. Salvare il PD è ancora possibile. Non andatevene, venite, partecipate, le porte sono aperte, nessuno caccia nessuno. Torniamo a parlare d'Italia. Ad agitare le acque, il fuori onda del ministro Graziano Del Rio, che durante un forum sul trasporto pubblico a Roma con il presidente della Commissione Trasporti della Camera, Michele Meta, parla dello scontro interno al Nazareno. Senza nominarlo, il ministro commenta la scelta di Renzi di non fare neanche una telefonata per evitare la rottura nel PD. Non è stato neanche parlato. Siamo tantissimi stasera su un tema importante come i rapporti, la mobilità.